non è nemmeno una religione, pur avendone il carattere. Sono sempre convinti della loro morale e di saper distinguere il bene dal male secondo le loro personali convenienze, ma non adorano nessun Dio se non il loro corpo dottrinario, ideologico, normativo e autoreferenziale. D'altronde, se affermano che un Dio esiste, deve fare la loro volontà e non deve opporsi ai loro disegni, determinando di fatto nella società, pur senza rendersene conto, un'evoluzione artificiosa della specie. Capitolo 4. Vediamo come nasce. L'autore tratta la nascita della massoneria avente connotazioni simili a quella moderna, la colloca nei periodi finali dell'Alto Medioevo, quindi nel Basso Medioevo, in concomitanza con il rinascere dell'umanesimo e con il Rinascimento. Accade una grande rivoluzione socio-economica, nascono e si sviluppano i borghi, entrano in forte concorrenza con le campagne, si evolve l'economia dell'aristocrazia, dall'aristocrazia terriera, dominata dal feudatario, ad una borghesia imprenditoriale dove saranno appunto banchieri e commercianti a farla da padroni. I borghesi vivevano sugli scambi economici e sulla finanza bancaria, i signori aristocratici invece sulla proprietà terriera e sull'investitura per grazia di Dio. La massoneria nasce così come associazione borghese difensiva, la prima massoneria definita dall'autore la massoneria difensiva, che aveva la necessità di competere nella gestione e controllo del territorio contro tutti i soggetti che potevano detenerlo e quindi dare fastidio ad essa, cioè in primo luogo il signore, il feudatario, il padrone dei terreni, la sua corte nobiliare, il clero e gli altri possibili emigranti dalle campagne, dalle foreste che potevano venire a sapere di queste intenzioni e potevano in qualche modo ostacolarne. Era necessario reclutare adepti da parte della struttura dominante, in modo che conoscessero caratteri, aspirazioni, debolezze, desideri e conflitti interiori del maggior numero dei soggetti presenti nei borghi e anche di riflesso nelle campagne. Questa massoneria è una massoneria primitiva, operativa e difensiva. Capitolo 6. Inizio del controllo del territorio. La massoneria evolve da difensiva ad analitica. Acquisisce sempre di più archivi con documentazioni relative agli abitanti dei vari contesti cittadini. Affina la capacità di studiare i caratteri delle persone che vivono in un determinato territorio. Inoltre si prepara al campo lo studio della psichiatria, della psicologia, della psicoanalisi e l'arte reale si sposta progressivamente dal territorio alle menti degli abitanti. E ci troviamo tra il XIV e il XV secolo. Nel capitolo VII la massoneria speculativa. Ormai i borghi nei quali si era sviluppata la massoneria sono superati totalmente. I confini degli stati si sono allargati in modo indefinito. Il fenomeno massonico si è ampliato in vari stati e si è diffuso oltre quei confini, in stati-nazioni quali Francia e Gran Bretagna. In modo particolare si andranno ad affinare le tecniche per stabilire la morale massonica e l'analisi che riguarderà sempre di più la sfera introspettiva e intimista dell'uomo, grazie alla psicologia e all'illuminismo. Si diffonderà quindi una nuova forma di massoneria. Dopo quella analitica si avrà quella speculativa, basata sulla psicologia, avente come arte reale la mente umana. È un'epoca quindi di grandi speranze e fermenti intellettuali e culturali. La struttura massonica entra a pieno titolo nelle strutture statali della pubblica amministrazione, esercitando il suo ruolo in modo occulto e imperioso. È un'epoca di grandi pensatori illuminati e rivoluzionari, come Voltaire. Si diffonde una massoneria buona, dal volto umano positiva in quanto
costituendo un apparente riscatto per i ceti deboli, ed esplode la rivoluzione industriale in Inghilterra, aumentando le capacità produttive e le capacità dell'uomo di controllare e modificare l'ambiente e il territorio e di sfruttare le risorse del territorio. Si infiamma la rivoluzione francese. Di ispirazione e concessione borghese, anche se ottenuta sobillando il terzo stato. Capitolo ottavo. Formarsi della moderna massoneria in Italia. In Italia e in generale in Europa, la massoneria si diffonde in quei territori esemonizzati dalle conquiste di Napoleone Bonaparte. Egli era un massone, la burocrazia post-rivoluzionaria francese che lo accompagnava era altresì fortemente massonica. Egli sottomise il Piemonte, la Toscana, lo Stato Pontificio e altre zone satellite come il Veneto e il Lombardo che erano sotto il suo dominio. Le altre al sud erano sotto il regno di Napoli. La penetrazione massonica riguardò maggiormente le zone che erano sotto il diretto dominio francese, dove c'era già una cultura francofona e dove c'era già un certo sviluppo economico, particolarmente nel Piemonte, e poi in seguito Toscana e Lombardo-Veneto, grazie alla preparazione culturale dei suoi abitanti e buoni mezzi di comunicazione. Al sud, al contrario, c'è una condizione di totale degrado e arretratezza culturale, sociale ed economica, dove la mancanza di scolarizzazione era diffusa e dove c'è un'assenza praticamente di vie di comunicazione tra un villaggio e l'altro, e vi erano un universo di microcosmi chiusi dal mondo, di isole incomunicanti, dove anche da un punto di vista della lingua, dei dialetti, non riuscivano a comprendersi da un paese all'altro. Dialetti troppo eterogenei. Con la caduta dell'impero napoleonico si ha la restaurazione dell'Ancien Régime. La massoneria si troverà frantumata e sbilanciata tra stati fortemente sviluppati e massonici, come l'Inghilterra, dove la borghesia dominava, e stati come la Francia, dove si erano ripristinati gli antichi conflitti tra principi aristocratici, terrieri latifondisti e massoneria borghese, almeno fino all'arrivo di Napoleone III. In Italia come in Europa la massoneria sentiva già l'esigenza forte di uno Stato unitario, coeso e burocratizzato. L'occasione la creò l'astuto spregiudicato politico piemontese, Camillo Benso, conte di Cavour. Degno esempio di massoneria speculativa, che seppe effettuare abilmente un'intesa stabile tra sovrano e massoneria borghese in Italia, avendo studiato e vissuto in Francia e soprattutto in Inghilterra, a Londra, da dove aveva architettato e progettato abilmente in modo assai fine e preciso tutte le sue trame. Egli prima corruppe Napoleone III tramite la sua nipote, la contessa di Castiglione, vendendola corporalmente, in modo che in cambio di questi favori fisici e donistici, il sovrano consentisse la spedizione dei Mille di Garibaldi, in modo da organizzare in modo forzoso e violento l'unità d'Italia sotto l'esita di Vittorio Emanuele di Savoia, progettando attentati, guerre e tradimenti verso pacifici stati confinanti e violando ripetutamente i diritti fondamentali dell'uomo per molte popolazioni in molti stati dell'isola. Capitolo 9. Le premesse del Novecento. L'unità d'Italia quindi fu una grande opera di guerre, tradimenti e corruzione posta in essere dalla massoneria piemontese, non dal popolo piemontese, in collaborazione con le massonerie locali che operavano sui vari territori e tradivano i loro governi locali. Ora la massoneria statalizzata estenderà lo studio del territorio dei suoi abitanti a tutti i confini dello Stato e non più solo entro i limiti di qualche regno.
sorgeranno i primi problemi e contrasti con le popolazioni locali per l'istituzione di una leva pluriennale obbligatoria, per l'introduzione di imposte statali per rifinanziare le casse del Regno di Sardegna, rese praticamente in una condizione pietosa da bancarotta a causa delle ingenti spese militari e le spese sostenute per realizzare delle opere di vario tipo sul territorio. Si era così costituito per la massoneria un nuovo ordine nazionale, avente un impatto totalizzante per l'epoca.